Buongiorno, iniziamo la seduta del Question Time. Iniziamo con la prima interrogazione. Cercheremo di muoverci come al solito, cercando di incrociare le presenze dei consiglieri e degli assessori interessati. Il primo oggetto è l'oggetto numero 124, rivolto all'assessore Bartolini e presentato dalla consigliera Casciari. Rilancio della formazione del personale educativo e dei docenti secondo i principi montessoriani. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Siccome stamattina sono tantissime le interrogazioni, vi prego di rispettare i tempi, altrimenti sarò costretta a interrompervi. Quindi occhio al cronometro. Prego, consigliera Casciari. Sì, grazie Presidente. Gentili colleghi, questa interrogazione appunto tocca un tema molto caro all'Umbria e alla formazione e all'istruzione, che è quello della scuola montessoriana. Come è emerso anche dagli ultimi dati, l'Umbria è ancora fra le regioni che può vantare un primato nella capacità di accoglienza dei bambini nei servizi educativi, soprattutto quelli per la prima infanzia, e ha già ampiamente raggiunto gli obiettivi imposti. Con un dato diciamo importante, che è quello del 47,33% dei bambini iscritti a un servizio educativo. Questo grazie a una legge regionale, che è la legge regionale 30 del 2005, che già da allora ha implementato una politica che ha voluto qualificare e anche incrementare il numero di posti rivolte ai bambini, alle bambine nella fascia della prima infanzia, promuovendo ed organizzando un sistema integrato dei servizi socioeducativi e quindi, diciamo, facendo crescere in modo uniforme i servizi pubblici, ma anche quelli di natura privata. La Giunta regionale ha reso noto forse qualche mese fa, di aver ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, dal MIUR, delle risorse pari a circa 3,8 milioni nell'ambito del piano pluriennale di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e bambini di età compresa tra i 0 e 6 anni, meglio conosciuto come appunto il piano 06, che è una delle novità più importanti della cosiddetta buona scuola, che ha come obiettivo il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e di istruzione. Per tale finalità è stato istituito questo fondo nazionale che le regioni dovranno gestire. D'altra parte ricordo che in Umbria, già nei primi anni del Novecento, a Villa Montesca, grazie alla sensibilità dei baroni Franchetti, che investirono molto nelle scuole rurali, Maria Montessori trovò il luogo ideale dove scrivere e pubblicare il primo volume del metodo della pedagogia scientifica. E proprio a Villa Montesca si tenne il primo corso di insegnamento del metodo montessoriano. La Fondazione Villa Montesca conserva ancora oggi questo patrimonio culturale, ma anche strumentale, e continua ad essere un punto di riferimento per la formazione nelle scienze dell'educazione. Il metodo montessoriano, fin dai primi anni di vita, privilegia un approccio induttivo per l'apprendimento del bambino, rispettando il naturale sviluppo fisico, psicologico e socioculturale. Ogni bambino è libero di muoversi e agire in spazi costruiti a sua misura, scegliendo le attività che più lo stimolano e che più inducono la sua curiosità e uno sviluppo naturale delle proprie capacità. Non a caso questo modello di educazione è stato molto utilizzato per lo sviluppo e il rilancio di aree disagiate e periferiche. La prima casa dei bambini di Maria Montessori è sorta infatti nel 1907 proprio a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, una zona allora caratterizzata da una forte marginalità sociale. La scuola e il metodo Montessori oggi sono quanto mai attuali e sono diventati un punto di riferimento importante per il sistema formativo in molte scuole in tutto il mondo. Sono presenti oggi circa 22.000 scuole con metodo montessoriano nel mondo, ma in Italia solo 137. L'Umbria, insieme alle Marche, è oggi una delle regioni con il maggior numero di scuole che applicano il metodo Montessori. Due nuove sono state appena autorizzate nel piano degli indirizzi formativi da quest'Aula. Consigliere Tempo. Chiedo appunto alla Giunta e all'Assessore se intende, nell'ambito del piano di azione 06 per la promozione appunto del sistema integrato di educazione e di istruzione, rilanciare il metodo montessoriano con un duplice obiettivo:
da un lato riportare in Umbria, luogo di prima applicazione del metodo educativo, un centro di riferimento nazionale, ma anche internazionale, per la formazione degli educatori e dei docenti, e dall'altro per sviluppare ulteriormente la diffusione delle scuole montessoriane ancora di più e anche di più nel nostro territorio. Grazie, Assessore. Grazie. Assessore Bartolini, confido nella sua capacità di stringere i tempi, perché il consigliere Casciari si è lasciato andare. Sicuramente, Presidente. Grazie. Allora, in estrema sintesi, il tema è molto importante. Il metodo montessoriano caratterizza, come ha ricordato la consigliera Casciari, le nostre scuole dell'infanzia, le scuole materne. In questo ambito, proprio questa mattina mi sono sentito con l'ufficio scolastico regionale che, così posso dare una novità, mi ha preannunciato che è arrivata una circolare per un potenziamento dell'organico per il percorso 06. Quindi accelereremo il percorso della cabina di regia istituita per lo 06 e in quell'ambito sicuramente è dovere della Regione Umbria, anche perché, ricordiamolo, è anche stato ed è l'attuale erede della Fondazione Franchetti, le proprietà della Fondazione Franchetti sono amministrate dalla Regione dell'Umbria, e quindi in quell'occasione sicuramente è mio impegno inserire appunto questa necessità di valorizzare il metodo montessoriano. Aggiungo anche che con delibera di giunta di quest'anno, nell'ambito dell'assegnazione di 3.800.000 euro, circa 200.000 euro sono state destinate alla formazione per appunto la fascia docente. In questo ambito naturalmente si avrà cura di potenziare il metodo montessoriano. Passiamo all'oggetto successivo, che è il 127, presentato dal vicepresidente Guasticchi, e è rivolta all'assessore Chianella. Strada statale Piandassino, intervento dell'ANAS. Prego, vicepresidente. Sì, allora, assessore, le parlo dietro le spalle, lei magari è una situazione un po' anomala, ma dobbiamo contemperare anche questo. Allora, la strada statale 219 di Gubbio e Piandassino, SS 219, è una strada il cui tracciato è il frutto di diverse revisioni che si sono alternate negli anni 2000. Due specifici svincoli che gravano su tale statale, uno in prossimità della superstrada all'uscita Umberti de Gubbio e l'altro all'altezza dell'uscita per Umbertide tra la SS E45 Tiberina e la SA 219 Piandassino, risultano scarsamente illuminati, cioè di fatto non sono illuminati per nulla, e pertanto di grande pericolosità. In particolare il secondo dei due svincoli è adiacente alla sede ANAS del comprensorio in questione. Infatti l'entrata dell'area dove l'ANAS ha i propri mezzi è totalmente posizionata intorno allo svincolo, che non ha nessun punto luce. Considerato che i numerosissimi incidenti che costantemente avvengono sul tratto di strada compreso tra i due svincoli sono individuati, sono fonte di grande preoccupazione per i residenti della zona, i quali sono esposti continuamente ai rischi derivanti da una scarsissima illuminazione del tratto di strada. Tutto ciò premesso, considerato, si interroga il Presidente della Giunta regionale affinché, in sinergia con il titolare dell'assessorato competente per materia, intervenga nei confronti della struttura dell'ANAS territorialmente responsabile al fine di realizzare i necessari interventi di messa in sicurezza, così da rendere meno pericoloso un tratto di strada molto frequentato. Grazie. Prego, Assessore Chianella. Grazie, Presidente, e grazie, Vicepresidente Consigliere Guasticchi, che focalizza una questione. La statale 219 Piandassino, in corrispondenza dei due svincoli citati dal consigliere Guasticchi, da Branca Umpertide, ha un'estesa di circa 23 chilometri, dal chilometro 44.920 al chilometro 21.400. Lungo tale itinerario l'infrastruttura è caratterizzata da una corsia per senso di marcia e non solo
e solo nei tratti di recente realizzazione dalla banchina laterale, assumendo pertanto la classificazione di strada extraurbana secondaria ai sensi del codice della strada. Sebbene per tale tipologia di strada la normativa vigente non lo preveda, lo svincolo di Gubbio al chilometro 21.400 è stato dotato di opportuni e moderni impianti di illuminazione in occasione dei recenti lavori di realizzazione della variante, in particolare nell'ambito degli interventi del tratto Gubbio-Mogaiana conclusi all'ottobre del 2013, costituenti il primo lotto. È previsto inoltre l'adeguamento del tratto da Mogaiana Umbertide fino allo svincolo con la strada di grande comunicazione E45. Questo secondo lotto è suddiviso in tre stralci, il cui primo, da Mogaiana allo svincolo di Pietralunga, pari a 3,6 km, è già finanziato per un importo complessivo di 76 milioni. In adempimento agli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria, in fase di completare la procedura di verifica di assoggettabilità a via, di cui è la determina dirigenziale della Regione dell'Umbria del 2013, eseguendo contestualmente la progettazione esecutiva dell'opera sulla base del progetto definitivo approvato. Nella prima metà del 2018 è prevista la conclusione di tale fase, con l'approvazione da parte di ANAS del progetto esecutivo a seguire. L'impresa potrà dar quindi corso all'esecuzione dei lavori, che prevedono un tempo contrattuale di circa 1.095 giorni. L'adeguamento in parola prevede una sezione stradale di tipo C1 di larghezza complessiva 10,5 metri, l'esecuzione di 4 gallerie, 4 viadotti e 2 semisvincoli, nonché l'adozione di dispositivi per la massimizzazione della sicurezza stradale previsti dalle vigenti normative, compresa l'illuminazione degli svincoli. Occorre comunque precisare, consigliere, tuttavia, come quasi la totalità degli incidenti stradali avvenuti nell'arteria in oggetto siano avvenuti lungo l'asse viario e non esattamente in corrispondenza degli svincoli sopra richiamati, per cause e comportamenti non ascrivibili alle caratteristiche dell'infrastruttura. Sarà comunque cura di questa giunta regionale, dell'assessorato che io rappresento, ovviamente sollecitare ANAS e verificare nella progettazione esecutiva di mettere in atto tutti quei comportamenti e quelle attenzioni che prevedono appunto l'elevazione della sicurezza stradale. Grazie. Grazie assessore, ma lei ha fatto una disamina e un'illustrazione approfondita di quello che sarà il futuro Piandassino, però oggettivamente c'è un'emergenza che è risolvibile con investimenti minimali, un'illuminazione di due punti luce che tra l'altro non comportano neanche operazioni particolarmente complesse, che sicuramente renderebbero quel piccolo tratto di strada, parliamo tra i due svincoli, neanche di 50 metri, più sicuro. Penso che su questo, al di là dei progetti che devono poi arrivare a termine, sia la cosa più immediata da poter fare, anche magari in sinergia con il Comune di Umbertide. Insomma, questo è un appello perché il punto è veramente pericoloso. Grazie. Passiamo avanti, saltiamo momentaneamente l'interrogazione dell'assessore Cecchini che ci dovrebbe raggiungere e mandiamo all'interrogazione dei consiglieri Solina Serrometti, rivolta sempre all'assessore Chianella, sul tema riqualificazione urbana dei quartieri di Fontiveggio e Bellocchio di Perugia, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Solinas. Grazie, signora Presidente. Un secondo che... Il Comune di Perugia ha predisposto un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana dei quartieri di Fontiveggio e Bellocchio, che prevede interventi di tipo urbanistico, architettonico, sociale ed economico. Si tratta di interventi per una cifra complessiva di 36 milioni, ai quali la Regione Umbria ha contribuito con 3 milioni di euro attraverso l'agenda urbana. L'iter progettuale è stato caratterizzato da rilevanti carenze nella pubblicizzazione dei suoi contenuti e da una scarsa partecipazione dei cittadini che non hanno avuto la possibilità di intervenire nel merito. Il progetto è risultato essere, non sembrerebbe essere risultato funzionale a riequilibrare l'attuale eccesso di funzioni direzionali presenti nei quartieri, con l'inserimento di residenzialità a carattere familiare a prezzi accessibili e con il recupero del patrimonio edilizio degradato al fine di marginalizzare le presenze malavitose e lo spaccio della droga. Gli interventi previsti per la piazza antistante la stazione ferroviaria di Fontiveggio sembrano ridurre l'accessibilità multimodale alla stessa e la possibilità di prevedere parcheggi anche per lunghe soste, proprio ora che è stato attivato il nuovo collegamento con l'alta velocità.
Nella zona di Fontivegge sono presenti numerosi e importanti uffici della Giunta regionale che sembrerebbe non essere stata coinvolta in alcun modo nelle scelte che direttamente o indirettamente la riguardano. Vorrei ricordare inoltre ai colleghi consiglieri che sarebbe auspicabile per i quartieri in argomento eliminare per quanto possibile il traffico di attraversamento deviandolo su altre direttrici o comunque rallentandolo, completare l'originario disegno urbanistico realizzando anche idonei collegamenti pedonali tra i due versanti della città che si trovano a monte e a valle della ferrovia attraverso la meccanizzazione dell'attuale sottopassaggio e la realizzazione di un ulteriore sovrappasso pedonale per consentire complessivamente la possibilità da parte di persone con problemi motori di attraversare la ferrovia. Infine, il progetto in argomento, pur contenendo alcune opere utili e necessarie, sembrerebbe comunque non cogliere le esigenze fondamentali di socializzazione e integrazione interetnica dei quartieri di riferimento che contribuirebbero a consentire un contrasto alla illegalità attualmente presente. Quindi interrogo la Giunta regionale se ritiene che il progetto di riqualificazione urbana dei quartieri di Fontivegge e Belocchio predisposto dal Comune di Perugia sia adeguato per risolvere le criticità che interessano i medesimi quartieri, se ritiene che il progetto consideri adeguatamente il nuovo ruolo assunto dalla stazione di Fontivegge con l'attivazione del collegamento all'alta velocità e infine che se ritiene che sia opportuno che i tecnici della Regione intervengano in termini propositivi e operativi nella fase di definizione esecutiva delle scelte progettuali. Grazie. Bene, prego Assessore Chianella. Grazie Presidente. Tra le diverse attività del Comune di Perugia rientra, come è già stato detto dal Consigliere Solines, anche il progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione di tipo urbanistico, architettonico, sociale ed economico dei quartieri di Fontivegge e Bellocchio. L'importo degli investimenti è stato detto nella presentazione dell'interpellanza, ammonta a 36,7 milioni di euro, 3 milioni dei quali appunto finanziati dalla Regione dell'Umbria. La Giunta regionale, sempre attenta alle diverse attività di rilievo che sono di iniziativa dei comuni in generale, quindi metterà in campo anche in questo caso ogni utile contributo e interlocuzione al fine di sollecitare il Comune di Perugia, in questo caso, a porre attenzione all'adeguatezza degli interventi previsti atti a garantire il superamento delle criticità che interessano i quartieri in argomento, fermo restando la potestà dei comuni in materia urbanistica su questi strumenti di programmazione. Non solo, ma grazie a questo nuovo collegamento Perugia-Milano che agli onori della cronaca in termini positivi, che sottende un'ulteriore qualificazione dei servizi, in questo caso dell'alta velocità, si adopererà per promuovere, in realtà ci risulta che Trenitalia ha già fatto un accordo appunto con le società che gestiscono i parcheggi per migliorare l'accessibilità alla stazione di Fontivegge. In merito poi al tema di agenda urbana contenuta nell'azione di cui a finanziamenti PORFES 14-20, sono già in atto delle azioni, consigliere Solinas, da parte degli uffici regionali, interlocuzioni con il Comune di Perugia per garantire l'indirizzo politico dato dalla Giunta regionale. Questo è in capo soprattutto a altri due assessorati, cioè l'assessorato presieduto dal vicepresidente Paparelli e dall'assessore Bartolini. Allo stato dell'arte, agenda urbana sta procedendo, il Comune di Perugia ha provveduto ad approvare con apposito atto di giunta comunale le linee guida per la redazione del cosiddetto PUMS, cioè del piano urbano della mobilità sostenibile, uno strumento di programmazione in corso di partecipazione con la cittadinanza e già si sono svolti diversi incontri ai quali appunto hanno partecipato anche i tecnici della Regione dell'Umbria, durante i quali l'amministrazione comunale ha presentato i contenuti di questo piano. Il percorso comunque nella sua visione più complessiva è iniziato da poco tempo, da alcuni mesi, e quindi si potrà senza dubbio intervenire, interloquire per garantire a tutti i cittadini e ai portatori di interessi ovviamente una migliore fruibilità dei luoghi interessati dagli interventi previsti, nonché costruire le basi per consentire la socializzazione che tenga conto dell'integrazione in generale e soprattutto ovviamente nel rispetto
dei diversi ruoli dei livelli istituzionali. Quindi sarà nostra cura ovviamente sollecitare interlocuzioni e partecipazioni perché questi progetti in corso di esecuzione rispondano nel miglior modo possibile a quello che sono le necessità oggi e superare le criticità di questi due quartieri, appunto Fontivegge e Bellocchio. Grazie assessore. Consigliere Solinas, se vuole replicare. No, a posto così, prego i presenti in aula però di tenere un pochino più il silenzio, altrimenti disturbiamo gli interroganti e gli assessori a cui le interrogazioni sono rivolte.